Il dottorato di ricerca in design per il Made in Italy è nato nel contesto della riforma dei dottorati di ricerca fortemente voluta dal Ministero, che ha come obiettivo principale quello di allineare la formazione dottorale del nostro sistema universitario alle policy europee. E lo fa favorendo la costituzione di dottorati innovativi nell'ambito di partenariati estesi a più soggetti e a più infrastrutture di ricerca. La riforma è stata finanziata a partire dallo scorso anno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ha l'obiettivo specifico, quello di rispondere alle criticità emerse nel percorso di alta formazione, lanciando al tempo stesso una sfida, quella di rispondere ai fabbisogni delle imprese, alla necessità cioè di fare in modo che nel nostro Paese si costruiscano delle competenze di elevata qualificazione scientifica e professionale, valorizzando quindi in senso esteso il capitale umano, per far sì che rappresenti effettivamente una leva per il cambiamento in settori produttivi, industriali e culturali del sistema Italia. Questo significa che il dottorato di ricerca non deve essere più immaginato, concepito come semplicemente il punto di partenza per un'attività o per una introduzione del dottorando nell'ambito della dimensione accademica, ma piuttosto invece deve essere immaginata come una straordinaria occasione, nel caso del paese, del nostro paese, il sistema Italia, di una piattaforma di giovani altamente qualificati che possono essere effettivamente inseriti nella dimensione dell'impresa, della pubblica amministrazione, delle imprese culturali, quindi delle attività culturali, al fine di creare, di generare effettivamente un cambio di passo, un cambio di sguardo, un effettivo piano di ripresa e resilienza per il nostro paese. Gli obiettivi dunque che il percorso dottorale in design per il Made in Italy si pone sono quelli di formare una figura, quella del research manager, un ricercatore esperto in grado di configurare e attuare processi, prodotti, sistemi di prodotti e servizi innovativi per le imprese, dialogando con le imprese e con i territori e promuovendo la competitività globale e l'acquisizione continua di nuovi saperi e nuove tecnologie. Peraltro intende promuovere il sistema delle conoscenze in relazione ai tessuti produttivi del Made in Italy, intende ampliare il progetto del Made in Italy dalla formazione all'industria alla sfera sociale, rafforzare le entità territoriali, inserire il Made in Italy in un processo continuo di innovazione aperta attraverso il supporto della green tech, delle tecnologie digitali e delle tecnologie collaborative. Questo progetto ambizioso il dottorato lo intende portare avanti con il contributo di 15 sedi convenzionate, distribuite su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud, in università che da anni, come la Vanvitelli, che è il soggetto capofila di questa ed è sede amministrativa di questo dottorato, da anni portano avanti ricerca ed esperienza nell'ambito del design e quindi dei percorsi di formazione nell'ambito del design. 15 sedi che presentano 90 membri del collegio di docenti, il che vuol dire un parterre di docenti di ampio respiro, attraverso il quale il dottorando può essere seguito da più punti di vista, con più sguardi, con più competenze disciplinari, e 20 settori scientifico-disciplinari, tutti afferenti appunto al collegio di docenti, che possono consentire al dottorando di individuare il proprio percorso di ricerca e di portarlo avanti con le competenze, con lo sguardo e con l'aiuto della qualità migliore del corpo docente. 15 sedi convenzionate, che significa anche 15 sedi che accolgono i nostri dottorandi, non solo, ma significa anche 13 infrastrutture di ricerca e 12 laboratori che, distribuiti su tutta Italia, consentono, costituiscono il tessuto di ricerca nel quale tutti i dottorandi, qualunque sia la sede presso la quale svolgono la loro attività, possono portare avanti i loro percorsi di ricerca in una dimensione che davvero supera la dimensione locale ed invece si offre ai nostri dottorandi con una capacità di costruire rete all'interno delle infrastrutture di ricerca del territorio italiano. Il percorso formativo si articola in 5 differenti curricula, ciascuno dei quali declina a suo modo il concetto centrale che è quello del Made in Italy. Il primo è un curriculum che ha particolare attenzione agli aspetti dell'inclusione, una delle tematiche più presenti in tutti i percorsi e itinerari di ricerca che sono promossi dal programma New Generation EU e quindi dai programmi europei. Il secondo curriculum è un curriculum specifico sui temi della sostenibilità ambientale, che nell'ambito del comparto produttivo sono particolarmente presenti e quindi vanno affrontati in maniera significativa per allineare i processi produttivi alle nuove esigenze della sostenibilità ambientale. Il terzo curriculum affronta invece le due transizioni gemelle, la transizione digitale e la transizione ecologica, entrambi.
diciamo in una chiave di lettura legata alla produzione del Made in Italy. Il quarto curriculum si occupa di verificare quali modelli di business sono i più idonei a spingere il Made in Italy nella dimensione dell'arena globale, pur mantenendo le proprie specificità. Il quinto curriculum, ultimo ma non per importanza, è legato invece ai temi del patrimonio culturale del Made in Italy, intendendo il patrimonio culturale del nostro sistema paese, uno degli asset principali da valorizzare e da sostenere proprio in una dimensione, in una chiave di ripresa globale, attraverso delle operazioni di crossover che non sono strettamente legate alla produzione del Made in Italy, ma che nell'ambito del turismo, della cultura, dei sistemi in generale, della creatività diffusa, sono particolarmente interessanti per il nostro sistema paese. La sede amministrativa del dottorato nazionale in design per il Made in Italy è l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e lo dico perché la sede presso la quale è incardinato il dottorato di ricerca, in cui lavorano per il momento innanzitutto i nostri 12 dottorandi, ma poi a turno i 32 dottorandi del 38° ciclo, è Officina Vanvitelli, un hub leggero di ricerca e di creatività che da qualche anno l'Università Vanvitelli ha collocato in una sede magnifica, il Belvedere di San Leucio, presso la quale abbiamo attrezzature, software e hardware molto importanti, molto significative sul piano della ricerca, che sono a disposizione dei nostri dottorandi in un contesto, anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, di grande stimolo per la loro creatività.